Ciao a tutti e bentornati al Board Game Empire Club. Quest'oggi una piccola diretta la volevamo fare proprio per il fatto che ci siamo posti questa domanda: quali sono gli elementi migliori per un wargame? Wargame ovviamente inteso in senso molto generale. Sappiamo che si va a parlare di giochi di guerra, che possono essere giochi sia con miniature, intesi nel senso di miniature wargame, oppure giochi da tavolo, quindi wargame, board game. Quello che ci è venuto in mente in questi ultimi giorni è chiedersi qual è il quali sono i materiali migliori per un gioco di guerra? Beh, ognuno dei materiali, degli oggetti che vedete su questo tavolo, possono definirsi oggetti pertinenti per quelli che sono i giochi di guerra. In particolare abbiamo, come detto, i giochi, i mezzi, le miniature, abbiamo la possibilità di utilizzare dei meeple, abbiamo dei cubetti e addirittura le tesserine. Una cosa che bisogna dire è sicuramente che non c'è un elemento giusto o un elemento sbagliato. La maggior parte delle volte si va ad analizzare l'aspetto estetico, il gusto personale del giocatore. Ci sono giocatori che sicuramente preferiscono e preferiranno sempre l'elemento della miniatura e altri invece preferiranno l'elemento delle tesserine, che sono stati da sempre il fulcro proprio del wargame. Col passare del tempo a queste si sono sostituiti ovviamente altri elementi, come ad esempio i cubetti e i meeple. Ma andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questi elementi. Innanzitutto andiamo a vedere l'elemento estetico della questione. Noi sappiamo che le miniature possono avere varie forme, varie dimensioni, vari livelli di estetica, e di conseguenza si va ad ottenere quella che in fin dei conti potrebbe essere quasi una sorta di piccola opera d'arte, una piccola scultura che si muove sopra al nostro tavolo da gioco. Limitiamoci a parlare di quelli che sono i board game, di conseguenza non i giochi di miniature fine a se stesso. Quindi parliamo ad esempio, nel caso di queste miniature, di un Zombicide, come potremmo parlare di altri giochi con all'interno appunto miniature per utilizzare per giocare con giochi di guerra. Abbiamo i meeple, che sono delle semplici rappresentazioni di lavoratori in alcuni casi, di soldati in altri casi. E possiamo dire che sostanzialmente è una sorta di ibrido, una via di mezzo tra la miniatura e il cubetto. Di conseguenza ha le dimensioni contenute che può avere un cubetto, e dà l'idea di avere in campo dei personaggi come di fatto la miniatura. Il cubetto è un elemento estremamente particolare, un elemento che o si ama o si odia. Difatti, molte persone non sopportano il cubetto perché probabilmente è per loro un elemento troppo neutro, non è rappresentativo ed è un elemento troppo ideale. E questo effettivamente, da un certo punto di vista, è assolutamente vero. Dall'altro possiamo dire che proprio il cubo rappresenta di fatto un elemento perfetto, nel senso che la sua caratteristica, essendo proprio di un cubo, quindi lati uguali, angoli uguali, esteticamente rappresenta la perfezione di un elemento geometrico. Abbiamo ovviamente le tesserine, quelle che da sempre sono state nell'immaginario collettivo dei giocatori come la grande difficoltà di interpretazione. Ci lasciano pensare a quei giochi della durata veramente lunga, dei giochi complessi, dei giochi macchinosi, e che ovviamente a seconda del gioco possono riportare elementi storici fin troppo dettagliati per essere approcciati in maniera semplice. Che
Tuttavia, di fatto, a parte quella che può essere l'analisi approfondita di un wargame, la tesserina ha degli elementi che tutti gli altri materiali che abbiamo qui presente non hanno, ovvero la descrizione di ciò che fa, di cosa può fare, delle caratteristiche dell'elemento rappresentato sono riportate sopra alla tessera stessa. Di conseguenza, dal punto di vista dell'utilità, la tesserina permette di sintetizzare tutto ciò che è necessario sapere per il gioco. Di conseguenza, in un gioco dove abbiamo delle miniature, sarà necessario andare a vedere sul manuale quali sono le abilità delle miniature o su una tabella a parte quali sono le loro caratteristiche. La stessa cosa succederà con i meeple e con i cubetti e non succederà appunto con le tesserine. Il livello estetico in generale è facilmente intuibile. La tesserina la possiamo rappresentare, la possiamo ipotizzare quasi come un dipinto, no? Potrebbe diventare anche un livello artistico classico dei dipinti, a differenza della miniatura, che potrebbe raggiungere un livello artistico classico, tipico delle sculture. Di conseguenza, tesserine e miniatura sono assolutamente agli antipodi, diciamo, di questo ragionamento. Come abbiamo detto, il cubo è un elemento artistico in natura, perché, come abbiamo detto, è proprio un elemento perfetto in sé, e quasi ci sembrerebbe un po' fuori luogo questo ibrido, diciamo, del meeple, che è semplicemente un elemento rappresentativo. Ai fini dei wargame, sinceramente, il meeple non sono mai riuscito a inquadrarlo come ruolo fondamentale per questa tipologia di giochi. Il cubo, sinceramente, da un altro punto di vista, andiamo all'aspetto più pratico. Ognuno di questi tre elementi, di questi quattro elementi, ma diciamo tre perché eliminerei momentaneamente il meeple, hanno una caratteristica, ovvero la possibilità di essere estremamente pratici in alcune situazioni, mentre in altre situazioni possono diventare probabilmente più complessi. Innanzitutto vediamo come la miniatura occupa uno spazio tridimensionale. La tridimensionalità della miniatura può essere un ottimo elemento visivo e gradevole, sempre ritornando alla questione artistica, ma potrebbe essere anche un elemento di difficile gestione su spazi ristretti come le plance di gioco, perché di plance che stiamo parlando. Di conseguenza, dei raggruppamenti potrebbero, in casi particolari, se le regole non sono ben calibrate, potrebbero essere comunque potrebbero rischiare di sovrapporsi e creare una sorta di confusione e di caos. Di conseguenza, lo spostamento rischia anche, se non sono più che ben bilanciate o ben create, le basette potrebbero cadere da un lato, cadere dall'altro, sconfinare sui vari territori. Di conseguenza, l'elemento che possiamo dire tridimensionale può causare delle difficoltà, soprattutto quando sono molti gli elementi. Tanto che negli ultimi wargame sono presenti delle miniature assolutamente piccole che si avvicinano molto più ai cubetti, come ad esempio il gioco di Vikings. Il cubetto ha un'altra caratteristica che possiamo dire di qualità. La caratteristica di qualità è sicuramente la sua dimensione, perché che sia grande che sia piccolo, il cubetto rappresenta la stabilità. Non si può ribaltare un cubetto, di fatto è possibile anche impilarli uno sopra l'altro, e questo ovviamente è un vantaggio per quanto riguarda lo spazio, ma ovviamente potrebbe causare problemi qualora si dovessero togliere i cubetti sotto, cadrebbero, e quindi ci sono una serie di elementi a svantaggio del provare a sfruttare la tridimensionalità del cubetto in verticale, cosa che viene provata ad esempio nel gioco di Pendragon, quando vengono impilati sopra ai soldati le risorse, quindi questo è un piccolo svantaggio. La tesserina, d'altro canto, ha l'enorme vantaggio di poter essere impilata.
la pila della tesserina, come vediamo, è possibile avere 5 tesserine impilate e non raggiungere neanche l'altezza di un cubetto. Di conseguenza è un grandissimo vantaggio per quanto riguarda il valore numerico di quelle che possono essere delle truppe su uno stesso esagono. E poi, come abbiamo detto, è proprio il fatto che tutti gli elementi sono presenti sulla tessera. Quale può essere lo svantaggio? Lo svantaggio è presto detto: maggiore è il numero di tesserine presenti sugli elementi, maggiore sarà la, tra virgolette, seccatura, di dover togliere una dopo l'altra le tesserine, doverle spargere per andare a leggere quelle che sono le caratteristiche di diversi elementi di gioco. Di conseguenza, ognuno di questi elementi possiamo dire che ha i suoi pro e i suoi contro. Di fatto non c'è un elemento giusto o un elemento sbagliato, varia molto a seconda del contesto. Ho trovato moltissima gente che ha criticato il cubetto, ad esempio, perché non riesce a vederlo come un elemento visivo e rappresentativo, è solo un elemento ideale, ed effettivamente la divisione dei colori è semplicemente il suddividere le fazioni. Allo stesso modo, la tesserina, come detto, però ha un elemento visivo estremamente determinante. Un conto è immaginare che questi cubetti siano di una fazione, un conto è immaginare che questi tre elementi siano tutti elementi diversi della stessa fazione, quindi l'individualità dell'elemento. La miniatura, come detto, ha un elemento distintivo ancora maggiore. È anche vero che per chi volesse essere puntiglioso, il cubetto che rappresenta di fatto, come abbiamo detto, la perfezione geometrica, qualora venisse sì, rovinato, qualora fossero smussati gli angoli, qualora fosse un po' più piccolo, un po' più grande, non rappresenterebbe più se stesso, non sarebbe più un cubo, sarebbe una semplice forma geometrica. Ecco perché ogni tanto, quando arrivano dei giochi con all'interno dei cubetti rovinati, con dei dadi dalle forme diverse, dalle dimensioni diverse, ci si resta un po' male perché si punta proprio alla perfezione, a quell'elemento, proprio alla perfezione del cubo. Invece la miniatura, stiamo parlando ovviamente di miniature non rovinate dal punto di vista, del materiale scheggiato rovinato, ma parliamo di la stessa miniatura che può essere rappresentata in tanti modi diversi. Quindi la miniatura non è più un'opera, individuale, ma io posso avere lo stesso soldato rappresentato in 5-6 modi diversi a seconda di quelle che sono le esigenze. Quindi abbiamo un elemento perfetto che rischia di essere rovinato, come invece un elemento non perfetto, nel senso non unitario, che può avere tantissime altre sfaccettature. Per quanto riguarda ovviamente i giochi di guerra, i wargame, alla fine sono una passione estremamente particolare, di conseguenza dipende molto dall'individuo come si sente di gestire il proprio esercito, quale materiale preferisce. Ci sono ad esempio giochi che sfruttano dei cubi, come ad esempio Command and Colors, che non sono in realtà dei cubi, sono dei quadratini su cui si attaccano delle immagini, su cui praticamente si attaccherebbe la tesserina. Quindi diventa un ibrido, un sistema che permette la tridimensionalità della tesserina e allo stesso tempo la stessa sensazione di gestire i cubetti, tutti elementi che col tempo riescono a ottenere un buon successo, ma soprattutto che riescono a mettere d'accordo ovviamente le varie linee di pensiero su quelli che sono i materiali. Sicuramente i giochi di guerra hanno bisogno del loro tempo per essere imparati, e quello che sono riuscito, diciamo, quello che ho capito in questo periodo, che il valore che ha una tesserina con un dettaglio proprio sopra di essa, sicuramente snellisce quelle che sono alcune delle dinamiche del regolamento. Tuttavia,
Personalmente ho sempre preferito il cubetto come livello estetico. E invece la vostra preferenza qual è? Miniatura, cubetto o tesserina? O poverini meeple che abbiamo messo da parte. Ciao!